Salve amiche creative, eccoci qua con un nuovo tutorial. Oggi voglio presentarvi questo progetto che è stato realizzato per una mia amica e io ho deciso di fare un tutorial perché l'ho trovato veramente grazioso e anche facile da realizzare. Allora, lei va in ufficio, è una persona molto precisa, però il tè delle macchinette, quando fa la pausa, non gli piace e voleva un qualcosa di carino da portare con sé e di poter mettere sulla sua scrivania. È nata questa pochette che contiene, adesso ve la apro, contiene allora un piccolo cestino, una tasca dove poter mettere le bustine dei tè, delle tisane, quello che più desidera, e poi per contenere una tazza, sì, perché i classici bicchieri di plastica lei dice che non trova soddisfazione nel fare la pausa. E quindi abbiamo realizzato insieme questo progetto che è diventato veramente carino e super richiesto. E allora andiamo avanti con il tutorial. Credo che sia veramente facile da realizzare e troverete sempre sotto al box i miei dati e potrete anche chiedere il cartamodello. Grazie e buona visione! Allora, care amiche, eccoci qui per questo progetto e per fare il tutorial. Allora, il tutorial verrà fatto in due parti, credo, perché ci sono tanti piccoli passaggi che vi voglio far vedere con calma. E allora, il cartamodello conterrà tutto quello che c'è da sapere per il cestino, che poi voi potete anche utilizzare separatamente dalla pochette, quindi lo potete utilizzare sia come portapane, porta oggetti, addirittura nel bagno per i trucchi. Basterà farlo e fare una piccola applicazione come un fiorellino, un fiocco, mettere magari un fiorellino da una parte con un bottoncino a forma di cuore, insomma c'è anche questa possibilità. Allora, non ci perdiamo in ciance, se no il tutorial si dovrà fare in tre parti, ma mettiamo via il progetto e passiamo subito a vedere l'occorrente per fare questo progetto. Allora, abbiamo bisogno di un pezzo di tessuto per la tasca, un pezzo di tessuto per il manico della pochette, 4 pezzi di tessuto della stessa misura per poter fare il cestino interno e la parte esterna. Poi abbiamo bisogno di 2 pezzi di tessuto per fare il corpo della pochette. Poi naturalmente abbiamo bisogno di una piccola imbottitura, che io in questo caso utilizzerò questa gomma molto, molto fina. Ma se utilizzate la classica imbottitura, questa qui, va bene lo stesso. Ecco qui. Poi abbiamo bisogno del cartamodello, che abbiamo già preparato, e di un fiocchetto come decorazione, un piccolo bottoncino, questo lo scegliete voi a vostro gusto, e un piccolo nastrino per fare il cappiolino per la chiusura della pochette. Allora, andiamo avanti con il cartamodello. Allora, prendiamo i 2 tessuti per fare il cestino parte esterna. Allora, prendiamo uno solo dei 2 pezzi, poi prendiamo un pezzo di imbottitura della stessa misura, la mettiamo, allora l'imbottitura va sotto, poi mettiamo il tessuto sopra e in questo caso metteremo il dritto in alto, quindi il dritto della stoffa deve stare verso di noi. Poi appoggiamo sopra il cartamodello
modello che si, ve lo posso spiegare meglio, si vede di più. Allora, noi andremo a cucire intorno a tutto il perimetro, ripeto, tutto il perimetro, con un punto zigzag. Quindi noi faremo tutto il perimetro con uno zigzag. Vado alla macchina da cucire e ci vediamo subito. Eccoci qua. Allora, noi adesso ci troviamo in questa situazione. Abbiamo fatto lo zigzag intorno a tutto il perimetro. Adesso togliamo gli spilli. E adesso con le forbici andiamo a tagliare a filo cucitura, stando attento certo a non tagliare il filo della cucitura, però andiamo molto molto vicino e tagliamo tutto l'eccesso del tessuto e imbottitura che non ci occorre, ecco qua. Allora, una volta tagliato tutto quanto, io mi sono avvantaggiata, l'altro pezzo già l'ho preparato e tagliato. Ecco qua. Allora, uno e due, questo pure è già pronto. Allora, mettiamo il primo pezzo appoggiato al tavolo, con il dritto verso di noi, e il secondo lo appoggiamo sopra, facendo combaciare dritto su dritto. A questo punto torniamo all'uso degli spilli e fissiamo queste due parti che abbiamo creato. Ecco qua, allora abbiamo messo gli spilli e adesso passiamo alla macchina da cucire di nuovo, cucendo i due lati e la base sotto, lasciando aperti questi due rettangoli retti che poi cuciremo in un secondo momento. Allora, andiamo alla macchina da cucire. Allora, eccoci qua. Abbiamo cucito, togliamo sempre gli spilli e adesso vi faccio vedere. Allora, qui abbiamo cucito, come vi avevo detto, la base è cucita e rimangono aperti questi angoli retti che adesso andremo a cucire. Allora, facciamo combaciare cucitura con cucitura. Ecco qua. Poi la stoffa in eccesso non la mettiamo nello stesso verso perché sennò fa un po' bozzo. Quindi una la mettiamo verso destra e una verso sinistra. E fissiamo il tutto con uno spillo messo in verticale, così possiamo anche passarlo a macchina senza doverlo poi togliere. Ecco qua. Stesso lavoro lo facciamo di qua, facendo attenzione al tessuto che abbiamo in eccesso, che abbiamo messo un verso, quindi questo sopra l'abbiamo messo verso questa parte e quindi anche qui rispettiamo la stessa direzione, quindi lo poggiamo di qua e quello sottostante dall'altra parte, anche qui fissiamo con lo spillo. Adesso ragazze torniamo alla macchina da cucire. Eccoci tornate, tolti gli spilli, passato a macchina, il nostro cestino esterno è pronto. Allora, lo lasceremo così messo al rovescio perché poi per assemblarli questa è la posizione che occorre. Quindi lo mettiamo da parte,
prendiamo di nuovo il cartamodello, prendiamo di nuovo i tessuti, quelli della stessa misura del cestino che era quello esterno, poggiamo di nuovo il cartamodello e rifissiamo il tutto. Adesso questo procedimento è molto più semplice perché non abbiamo il passa. Ah, il tessuto logicamente andrà dritto su dritto e cartamodello. Quindi dritto su dritto e cartamodello. Ecco le righe, eccole. Dritto su dritto e fissiamo il tutto. Allora, adesso con la nostra matita andiamo a disegnare il contorno del cartamodello, come già fatto vedere. Allora, una volta disegnato il cartamodello, vi ricordo. Allora, uno. Allora, noi adesso andremo a cucire come abbiamo fatto prima, i due lati, uno e due, e poi qui sotto invece andremo a cucire solamente dall'angolo al punto 1. Dall'angolo al punto 2, lasciando aperto la parte centrale da 1 a 2, perché questo spazio ci occorrerà per risvoltare tutto il lavoro. Allora, andiamo alla macchina da cucire. Eccoci qua. Allora, abbiamo cucito. Io ho lasciato un attimino questo eccesso di stoffa per farvi vedere che nella parte interna, quindi diciamo il cestino quello senza imbottitura, dovrete cucire all'interno del segno che abbiamo disegnato, perché sono compresi i margini di cucitura. Quindi è esattamente la linea deve stare esattamente a filo piedino, così ci troviamo bene poi con l'altro cestino. Quindi noi cuciamo all'interno del segno esattamente la misura del filo piedino e andiamo a tagliare la stoffa in eccesso proprio sul segno che abbiamo disegnato. Adesso, come al solito, togliamo gli spilli che non occorrono più. Facciamo lo stesso discorso per gli angoli, quindi stoffa in eccesso destra, sinistra, fissiamo con uno spillo dall'altra parte, vediamo, allora l'eccesso va verso questa parte e noi rispettiamo, quindi di qua e quello sotto parte opposta, fissiamo con lo spillo. Andiamo alla macchina da cucire. Allora, a questo punto abbiamo chiuso anche gli angoli retti che erano rimasti aperti. Come vedete, adesso il cestino è tutto chiuso, tranne questa parte sotto che abbiamo lasciato aperta. Certo, è pochissimo, però ce la faremo a svoltare il lavoro. Allora, adesso togliamo i fili in eccesso. L'ho tolto purtroppo. Ecco qua. Mettiamo adesso, riprendiamo l'altro cestino che avevamo messo da parte. Vi ricordate? Questa è la parte esterna.
Allora, l'avevamo lasciato così e così deve stare. Poi mettiamo questo che abbiamo cucito adesso, lo mettiamo invece al dritto. Ecco qua. Lo mettiamo al dritto e lo inseriamo nel cestino che abbiamo cucito prima. Poi andiamo a far combaciare le cuciture. Qui è inutile che mi ripeto, solo che dovete controllare la base. Quindi in questo caso l'eccesso di stoffa sta verso sinistra e noi sopra lo mandiamo verso sinistra. Quest'altro lo mandiamo al lato opposto e fissiamo sempre con lo spillo. Facciamo lo stesso lavoro anche di qua, quindi sotto va verso destra e sopra andrà verso destra. Quest'altro parte opposta, fissiamo con lo spillo. Poi non ci resta che fissare tutto intorno e passare alla macchina da cucire. Allora, tornate dalla macchina da cucire, abbiamo cucito tutto intorno, adesso tiriamo fuori il cestino, prendiamo l'apertura, qui è un lavoro certosino, ragazze, vi dovete armare proprio di santa pazienza e far uscire il tutto da qui. Ci vuole un po', ma vi assicuro che è possibile. Ecco qua. Questa pazienza che usate adesso non dovrete poi fare il punto nascosto sopra, perché l'unica apertura che potete lasciare poi è quella in alto, ma io trovo che sia più carino vedere sopra cucito per bene che vedere una piccola cucitura all'interno del cestino. Eccoci qua, come vedete è fatto. Ci siamo riuscite. Poi se fate il cestino più grande è proprio una passeggiata, eh? Adesso con la bacchetta tiriamo fuori gli angoli del cestino. Ecco qua. Questo è il cestino esterno, gli angoli del cestino interno. Ecco qua. Pronto. Allora, ecco qui, rimane questa apertura piccolissima che noi passeremo a macchina e poi mettiamo il tutto all'interno e il nostro cestino è pronto. Eccolo qua. Eccolo qui. Non è grazioso? Pronti. Allora, il cestino è pronto. Adesso passiamo a preparare la tasca e il manico. Allora, io per facilitarvi il lavoro mi disegno il cartamodello anche delle strisce piccole, perché dovendo ripetere poi lo stesso progetto non perdo tempo a prendere le misure delle strisce, dei quadratini di stoffa. Avendo già il disegno basta appoggiarlo sulla stoffa e abbiamo già le dimensioni giuste, senza star poi a prendere centimetro, perdere tempo. Comunque, questa è una decisione che potete decidere voi, eh. Io perché mi trovo bene così, visto che il tempo qua è tiranno.
Ecco qui, una volta fissato, andate a tagliare a filo del cartamodello. Non dovete neanche stare a disegnare il contorno con la matita, o con la penna. Ecco qua. Questo è quasi giusto. Questa è un'idea che vi do, perché magari non ci avete pensato, oppure già lo fate anche voi, perché chi cuce deve cercare di ottimizzare tutti i tempi. Abbiamo un ospite. Ecco qua. Allora, adesso faremo subito la tasca. Togliamo i pezzetti di stoffa, togliamo le spille. Allora, questa mettiamo dalla parte più lunga, la pieghiamo a metà, lasciando all'interno il dritto. Quindi piegate a metà, dritto su dritto, e facciamo una cucitura che va dall'alto in basso e da qui facciamo un paio di centimetri. Quindi facciamo questo angolo qui 2 centimetri, lasciando poi dello spazio fino a 2 centimetri dall'angolo. Richiudiamo qui e arriviamo in alto. Vado alla macchina da cucire. Allora, cucito, ecco qua. Abbiamo lasciato aperto questo spazietto sotto e adesso, prima di girare, tagliamo gli angoli. Ecco qua, la stoffa in eccesso, i fili che non servono. Ecco qui, e dall'apertura voltiamo il lavoro con la bacchettina, sempre tiriamo fuori gli angoli. Ecco qua. Adesso la tasca è finita. Basterà solo fare una ribattitura qui, che sarà poi dove noi inseriremo le bustine del tè, e qui sotto invece sarà chiusa questa apertura quando cuciremo al corpo della pochette la cucitura dei lati e della base. Quindi la parte sotto aperta sarà la base della nostra taschetta. Mentre per quanto riguarda il manico della pochette, allora, ecco qui la nostra striscia. Non facciamo altro che piegare a metà la parte. Ah no, prima facciamo gli angoli e i lati. Allora, metto sotto un cartamodello così si nota meglio, che con questo colore. Allora, pieghiamo un mezzo centimetro. Vedete? Lo pieghiamo verso l'interno, quindi rovescio verso di noi. Pieghiamo per mezzo centimetro il tessuto sui lati, quelli più corti, ecco qui. Una volta fatto questo lavoro, non facciamo altro che piegare questa striscia. Quindi noi avremo all'esterno il dritto della stoffa. Piegate, questo se lo fate con lo ferro da stiro è meglio, però visto che questo è un cotone, si riesce anche a vedere così, premendo con un'unghia. Una volta piegato a metà, lo piegheremo di nuovo a metà, quindi il lembo uno dei due lembi lo prendiamo e lo portiamo alla metà della striscia, sempre
sia da una parte che dall'altra. Questo lavoro occorre per dare corpo al manico, consistenza, diciamo. Ecco qui. Una volta fatta questa piegatura avremo questo risultato. Qui passiamo a macchina tutto intorno.